ancora da migliorare? Vedo da migliorare perché poi nel primo tempo la Sampdoria è stata brava quanto noi. Non siamo riusciti a pressarla, ci hanno fatto abbassare spesso perché con le due mezzali non si riusciva mai a trovare il tempo per andare una per dare una mano a Osimhen e ci hanno costretto ad abbassarci. Hanno fatto delle buone trame perché poi ci hanno calciatori importanti. Questo entrare dentro il campo di Candreva che ci faceva sempre superiorità numerica ci ha dato fastidio. Quagliarella che si abbassava sempre a prendere la palla sulla tre quarti ci ha dato fastidio. E come possesso palla hanno fatto quante noi, che è la nostra, dovrebbe essere una nostra caratteristica. Invece loro sono stati bravi quante noi. Ci è voluto due strappi individuali, di qualità individuali, per far sì che la partita poi fosse su un piano più logico e più vantaggioso per noi. Campionato che sembra diverso, molto diverso da quello della scorsa stagione, interpreti nuovi, una classifica completamente diversa, siamo solo all'inizio oppure sta cambiando qualcosa? Ma prima diceva ai suoi colleghi di là, se me la ricorda lei la quota per... Perché ora tutti parlano di vittoria di campionato. Quant'è la quota media di vittoria di campionato? Eh? Provi a dire un numero. Bravo, 90 punti. 90 punti vuol dire che ne mancano 75. Per cui che ne manchino 75 o 82 o 85 è la stessa cosa. Diventa un'assurdità dire che ora sei quello che può vincere, è un'assurdità, a meno che non si voglia mettere pressione a quelli davanti volutamente, perché è così. Per cui sappiamo, o perlomeno guardando da questa prospettiva, si capisce della difficoltà poi, del tempo che manca, delle difficoltà che poi si attraverseranno in alcuni momenti. Devo dire che la squadra è stata brava perché all'inizio noi abbiamo avuto qualche difficoltà di qualche elemento che ci mancava e hanno sopperito lo stesso, sono stati molto bravi all'inizio. Ora qualcuno ci avanza, però per noi un calciatore come Demme diventa fondamentale recuperarlo perché lì in mezzo Fabian Ruiz e Anguissa, io non sono di quelli che dice turnover perché fino a questo momento qui secondo me bisogna che giochino per trovare la condizione, cioè il calciatore Zielinski stasera molto meglio, ma il suo marchio di fabbrica lo deve ancora far vedere, per cui vanno fatti giocare per trovare la condizione. Poi è chiaro, fra qualche altra partita con questo raddoppio settimanale di gara bisogna starci attenti, però per il momento non sussiste questo problema e quando l'abbiamo avuto sono stati bravi loro a sopperirne. Radio Rai. Salve, come stava dicendo ora lei, insomma, un Napoli che è andato anche in crescendo, no? Nel secondo tempo si è trovato sempre con maggiore facilità e con una freschezza anche che era impensabile a fine gara per certi punti di vista. Quindi l'idea che si è avuto è che è una squadra che ha veramente fame e voglia di divertirsi. È questa la benzina che possiamo dire un ingrediente importante del Napoli di questo momento? No, è che la Sampdoria ha continuato a fare la partita come aveva cominciato, cioè ci veniva addosso forte e ha tentato di andare a fare la partita anche sul 4-0, per cui qualche spazio ti rimane, poi qualche qualità di velocità ce l'abbiamo, per cui hanno rischiato anche di prendere altri gol da ultimo, per una partita che poteva finire anche sia a 1 sia a 2, perché anche loro avrebbero meritato di segnare, però sono continuati a venire in avanti, per cui liberavano degli spazi. Noi grosso modo siamo rimasti quasi sempre in equilibrio nel secondo tempo con il tre quarti e due mediani in fase difensiva, molto meglio che non con il mediano e le due mezzali. Siamo riusciti a tenere meglio il campo, mentre nel primo tempo ci hanno fatto abbassare troppo a causa che non si riusciva a trovare con chi dei due centrocampisti andare a aiutare Osimhen davanti. Sky.
Buonasera Spalletti, al di là della quota scudetto, questa partita era attesa da molti con interesse, no? Con curiosità per il valore della Sampdoria, perché comunque venivate da 4 vittorie consecutive. Le chiedo se ovviamente non è stata la vittoria per candidarvi al titolo, è stata per lei la vittoria della consapevolezza? Eh sì, quando poi tu vinci con un risultato importante come questo, è chiaro che sono iniezioni importanti di consapevolezza. Però noi in queste partite qui abbiamo consegnato ai nostri prossimi avversari più forza. Quando verranno i prossimi avversari li troveremo ancora, è un dargli già qualcosa in più noi con le nostre prestazioni, per cui ci dobbiamo preparare a doverci mettere anche quello che abbiamo consegnato. Perché poi funziona così. Senta, funziona anche molto bene Fabian Ruiz. Il problema era Demme prima, che l'infortunio, poi Lobotka, adesso è spuntato, mi consenta il termine, Fabian Ruiz centrale. Le chiedo, in questa crescita per certi aspetti sorprendente, quanto è stato importante l'inserimento di Anguissà? Sì, Anguissà ci ha completato, ci fa riconquistare più palla, dice che per giocarla bisogna prima pigliarla prenderla prima, e Anguissà su questo aspetto ci dà una mano. Però poi le corse di Lozano e di Insigne nel primo tempo ad abbassarsi su queste corsie esterne, dove la Sampdoria spinge moltissimo con queste coppie di fascia, insomma, completano un po' quello che è stato il comportamento. Fabian Ruiz sa fare ogni cosa, ragazzi, perché Fabian è un calciatore che conosce la materia, per cui diventa facile, è un po' abituata a trascinarla la palla e perché la vuole toccare. È la stessa cosa, se la distribuisci molto, la sposti molto, poi la ritocchi molto. Se la tocchi poco, poi quando ce l'hai la porti in giro per il campo, perché ti piace quel contatto lì. E lui ha capito che, stando nel mezzo e muovendola spesso, poi gli ritorna anche spesso la palla. Allora inizia questo meccanismo del coinvolgimento e del molti tocchi ciascuno, e poi ha questa qualità di vedere oltre il primo passaggio. Non vede solo dove dare la palla a lui, vede l'eventuale sviluppo da dove ha dato la palla a lui. Senta Spalletti, l'ultima brevemente, lei di avvii di campionati importanti ne ha fatti tanti, ma in questo momento, nella sua condizione, conviene mettere i panni del pompiere o, considerando la piazza di Napoli, un'innaffiatina di benzina sul fuoco dell'entusiasmo conviene? È lì il nemico, che poi il nemico da un punto di vista di eccesso d'euforia. È facile incontrarlo perché si comincia dal portiere la mattina quando si esce di casa. Però in questo senso qui, in questo caso qui, è un darti ancora più tranquillità, darti ancora più forza per mettere in campo, esibire le qualità che abbiamo, sostenerti a fare quello che è il tuo lavoro in maniera tranquilla, insomma, ecco. Grazie.